Buongiorno da Birichina TV e buongiorno a Roby Facchinetti che ogni tanto torna a trovarci, bentornato. Buongiorno a voi, bentrovati e grazie a voi per l'invito. Questa volta è un invito che abbiamo fatto con molto piacere perché parliamo di Symphony, che insomma è un lavoro, se uno poi comincia a guardarlo, importante, significativo, anche voglio dire per l'impegno, perché sono 100 minuti di musica sinfonica, di musica orchestrale, quindi non è un insieme di canzoni messe una dopo l'altra e basta. Beh, come giustamente hai detto tu, è veramente un lavoro importante che ha impegnato veramente tanto sia me che il bravo maestro, direttore, arrangiatore di Symphony, che è appunto Guido Basso. E guarda, un lavoro che ci ha preso il cuore, l'anima, perché quando si parla di un organico sinfonico, fra l'altro sono due orchestre, grandi orchestre sinfoniche, una di Budapest e l'altra che è orchestra ritmica sinfonica italiana, che si sono sovrapposte e hanno dato un'importanza ancora maggiore. La volontà sia mia che del maestro Diego Basso era realmente di dare una nuova vita a questi brani classici e devo dire che ci siamo veramente riusciti, perché questi brani, c'è anche questo da dire, perché in realtà è veramente così. E un organico sinfonico, qualsiasi brano tu arrangi e lo fai in chiave sinfonica, diventa più bello, cioè più anima. Sì, è come, perché cattura veramente profondamente l'anima del brano, qualsiasi anima abbia il brano. E io, la mia lettura è che qualsiasi brano eseguiti in questa chiave trovano veramente la giusta collocazione, non so come dire. Certo, due orchestre abbiamo detto un attimo fa, no? Ma è una scelta stilistica oppure è stata così la voglia di mettere insieme due mondi che insomma... Tutti gli archi sono stati fatti a Budapest, perché lì c'è veramente un'orchestra che è tra le migliori al mondo. Basti dire che gli americani vanno a sovrancidere l'orchestra lì, ecco, questo ti fa capire quanto questi siano veramente molto 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 bravi. Mentre avete i fiati, lì abbiamo inciso sia gli archi che il coro lirico, e lì hanno delle voci fantastiche. Il coro più pop e tutti i fiati li abbiamo invece fatti fare a questa orchestra ritmica sinfonica italiana, per cui devo dire che queste due realtà si sono veramente sovrapposte nel migliore dei modi, e l'effetto è veramente grandioso, perché mettendo dentro tutti è veramente un organico di oltre 150 fra cori e musicisti, 150 persone, ed è un muro di suono straordinario. Allora, va detto che questo è un album composto di 19 brani, diciamo il corpo centrale fatto di 15 classici del repertorio dei Pooh, ma poi c'è anche questo aspetto nuovo che sono i 5 inediti, tra cui c'è anche un ricordo lasciato da Stefano D'Orazio, che è grande madre. Sì, ci sono 5 inediti che rappresentano le mie 5 anime compositive. C'è anche questo brano che è una preghiera, che si intitola Grande Madre. Il testo lo fece Stefano D'Orazio, è un brano che abbiamo composto da un po' di tempo. Avrei dovuto l'anno scorso inserirlo nel mio progetto dell'anno scorso, che era appunto inseguendo la mia musica, solo che quando me lo chiese Stefano di inserire questo nostro brano, gli disse: guarda Stefano, siamo un po' lunghi, devo consegnare, che altrimenti non facciamo in tempo
a rispettare l'uscita del progetto, però ti prometto che al prossimo progetto musicale, quando sarà, lo inserirò sicuramente. Per cui anche una sorta di aver mantenuto la promessa giustamente a Stefano. Queste mie cinque anime, che diciamo che Grande Madre è un po' rivolta, poi questa preghiera è rivolta alla più grande delle madri, che è appunto Maria, che è un po' così l'anima un po' spirituale, no? Perché in effetti anche musicalmente ha un po' quest'anima spirituale. Poi c'è un brano Respiri che è lo strumentale, ed è, devo dire, che ha sempre fatto parte del mio modo di intendere la musica. Con i Pooh ho scritto veramente tanti strumentali, da Parsifal, seconda parte, a Risveglio, Viva, La Gabbia, insomma un'infinità di strumentali. Diciamo che in ogni album minimo c'era uno strumentale. Poi ci sono tre brani con il testo di Maria Francesca Poli, questa autrice bravissima che scrive anche per Mina, che è veramente di una penna di grande, grande sensibilità. L'anno scorso aveva scritto un testo dal titolo Cosa lascio di me, che è veramente molto profondo, molto emozionante. L'ho voluta anche quest'anno e ha scritto questi tre testi completamente diversi uno dall'altro, però di grande effetto, e ancora di più che ha rispettato proprio l'anima del brano, perché non sempre, no? Quando tu hai una musica a disposizione, che fai un testo magari bellissimo ma non funziona, non so come mai. Ci sono artisti che dicono l'ho pensato ma poi non viene come... No, e poi quando invece funziona dice, beh, insomma, questo testo si sposa o viceversa perfettamente con la musica. E devo dire che questi tre testi, uno è la musica è vita, che racconta, che è autobiografico, quello che realmente è sempre stato per me. La musica veramente è stata la mia vita, e io ho dedicato la mia vita alla musica. Poi c'è Che meraviglia, che è un sogno, che è il testo più poetico dei tre, ed è veramente una poesia molto delicata, ed è un brano che è sull'onda di Pierre, no? Con i brani acustici, con quell'atmosfera lì. E poi c'è il brano, grande brano d'amore, dal titolo Se perdo te, che racconta la paura che può avere un uomo quando si sente perdutamente innamorato della propria donna, e come sempre, ma non solo quando è innamorato della propria donna, quando è innamorato delle cose, no? Che vive, che ha sempre paura di perdere, giustamente. Allora, questo è stato in estrema sintesi un po' il racconto di Symphony, che è questo doppio CD che ha pubblicato Roby Facchinetti. Poi da gennaio, va detto, ci sarà anche la versione con i tre vinili, e poi ci sarà un tour. E proprio chiudiamo su questo, perché insomma poi quello, il live, è veramente il contatto con la gente. Ma certo, un progetto così non potevamo non portarlo in teatro, perché è proprio scritto. Ti invita perché è talmente bello che non potevamo non assolutamente pensare a una versione anche teatrale. Infatti partirà a marzo, tra l'altro dalla mia città, e Bergamo, e sono particolarmente felice, perché non sarà sicuramente il solito debutto, pur bello, straordinario, per tante ragioni. Sono particolarmente anche emozionato di portare questo Symphony in teatro, al Teatro Donizetti, che fra l'altro l'hanno... Una perla, diciamolo, perché... Esatto, l'hanno riaperto, fra l'altro, da poco, l'hanno ristrutturato, ed è... lì sicuramente, ti ripeto, non sarà il solito concerto, per tante ragioni, la mia città, perché ho amici, parenti, e sarà sicuramente una bella emozione.
Grazie allora a Roby Facchinetti. Symphony è il suo nuovo disco, un doppio disco. In bocca al lupo e buona strada, perché insomma c'è tanta da fare. Grazie.